Sono Gianluca Tormen, insegno storia dell'arte al liceo artistico Catullo. Il liceo artistico è l'ultimo degli indirizzi nati nel nostro istituto, ma gode già ormai di una fama rinomata nel territorio bellunese ed è punto di riferimento per tutti coloro che si vogliono avvicinare agli studi storico-artistici nella nostra provincia. La scuola si declina in 5 anni e prevede un biennio comune di formazione ed un triennio di specializzazione. Ciao, sono Giulia Domin, frequento il liceo artistico Catullo. Per frequentare il liceo artistico bisogna avere interesse per il disegno, per la grafica, per la fotografia, per la cinematografia, per la scultura, per la pittura e per i fumetti. La nostra scuola comprende materie di base come l'italiano, la storia dell'arte, l'inglese, la matematica, le scienze motorie e quelle di indirizzo come discipline plastiche e scultoree, discipline pittoriche, grafiche, discipline geometriche e laboratorio artistico. Inoltre la nostra scuola ti aiuta a capire quale di queste passioni sia quella più adatta a te, partendo da una preparazione di base per poi continuare nello specifico durante il triennio e gli anni successivi. Di questi, al termine del secondo anno, bisognerà sceglierne uno per poi approfondirlo e concluderlo fino alla maturità. Il nostro istituto vuole coniugare quindi discipline umanistiche e quelle scientifiche, tutte però riviste alla luce anche degli studi storico-artistici. Si vuole cioè preparare i ragazzi ad avere un senso critico, a formarli criticamente, ma anche culturalmente per immergersi poi nel mondo del lavoro. Ciao, sono Raiani e faccio il liceo artistico Catullo indirizzo figurativo. Per frequentare il liceo artistico indirizzo figurativo non è necessario saper disegnare, ma avere creatività, immaginazione e passione e volontà verso l'arte. Dato che durante i 5 anni i professori si occuperanno di insegnarci tutto ciò che ci servirà. Nell'indirizzo figurativo sono presenti 3 laboratori che la scuola offre. Il primo è il laboratorio di plastiche, il quale verrà utilizzato fino in terza, in cui si realizzeranno opere in 3D, ad esempio in argilla, gesso o in legno. E il professore di plastiche si dedicherà in maniera particolare alla progettazione, dato che per riuscire a realizzare un'opera in 3D bisogna avere prima una base, una struttura progettuale in disegno. Dopo abbiamo un laboratorio dal vero, in cui ci viene insegnato come disegnare in maniera più realistica un oggetto dal vero. Dopodiché abbiamo il laboratorio di pittoriche, in cui ci insegnano tecniche o migliorano la nostra tecnica. Inoltre, facendo il figurativo, ci sono i laboratori pomeridiani, come ad esempio c'è il laboratorio di olio su tela, quella di acquarello per approfondire l'argomento, o pittura botanica. In terza, quelli dell'indirizzo figurativo iniziano l'alternanza scuola-lavoro e quando ero in terza io abbiamo fatto il murales alla casa di riposo a Limana e in quarta, essendo che è arrivato il Covid, abbiamo spostato l'alternanza anche quest'anno dove stiamo realizzando dei quadri con l'acrilico dove stiamo rappresentando degli animali. Multimediale dal Pont, prima. Ciao, mi chiamo Viola e sono una studentessa del 5° anno di liceo artistico multimediale. Per frequentare questo indirizzo bisogna avere interessi per la cinematografia, la fotografia, il disegno e l'animazione. Queste materie vengono insegnate dalle basi fino ad avere un approfondimento tale da riuscire a realizzare da zero un prodotto audiovisivo. Durante il corso dei 3 anni vengono insegnate materie umanistico-scientifiche, come nel biennio, con l'aggiunta di materie quali fisica e filosofia. Inoltre vengono insegnate anche discipline di laboratorio, come discipline audiovisive multimediali, che vengono trattate 6 ore alla settimana durante tutti e 3 gli anni, e laboratorio audiovisivo multimediale, che viene trattato 6 ore a settimana il 3° e 4° anno e 8 ore settimanali durante il 5°. Noi studenti abbiamo avuto l'opportunità durante questi 3 anni di imparare la preproduzione, la produzione e la postproduzione. Abbiamo avuto l'opportunità di capire e imparare come fare diversi tipi di prodotti audiovisivi, quale uno storytelling, spot pubblicitari o interviste. Le fasi di lavoro che vengono insegnate partono dalle basi, quindi la realizzazione di un soggetto, la stesura di una sceneggiatura, la preparazione di uno storyboard, le riprese, la fotografia e la stesura di una relazione che motivi le scelte compositive del nostro progetto audiovisivo. Ciao, sono Stefano e frequentavo l'indirizzo multimediale del liceo Tommaso Catullo.
Successivamente all'ottenimento del diploma al liceo artistico è possibile fare diverse tipologie di scuole. Si va dalle università come scienze della comunicazione a scuole come il DAMS o scuole di cinema, nel quale ci si può specializzare in diversi ambiti come la preproduzione, la produzione e anche la post-produzione. Ci sono diversi sbocchi lavorativi. Vi potrei dire che si può fare il designer, il videomaker, ma sono cose abbastanza banali. Quello che mi viene più da dire è che studiando un ambito artistico le possibilità sono infinite, perché il lavoro ce lo si può anche inventare, essendo il fattore principale l'essere creativi. Quindi alla domanda, ci sono sbocchi lavorativi? Io posso dire infiniti. Ci sono diverse competenze che ho imparato nel corso degli anni al liceo Tommaso Catullo, indirizzo multimediale, ma sicuramente tra quelle che ho imparato di più, a parte l'aspetto tecnico, è lavorare in gruppo, perché bisogna avere dei tempi, delle scadenze, che se non le rispetti ti menano. Bisogna avere senso di appartenenza ad un gruppo, organizzarsi, e quindi imparare a fare tutto questo è la cosa più importante, oltre che agli aspetti più tecnici, tra i quali, come vedete intorno a me in questo momento, c'è un microfono qua sopra che bisogna bilanciare, le videocamere, la 1, la 2. Ma guardate questa scenografia. In quell'altra scuola avete uno scheletro nella scenografia. Cioè, io devo ancora parlare per dirvi di iscrivervi al liceo artistico Tommaso Catullo? Basta lui. Ciao a tutti, sono Sofia, sono una studentessa del quinto anno del liceo artistico indirizzo grafico. Per frequentare questo indirizzo è necessario avere l'interesse per il mondo della pubblicità, quindi del marketing e della comunicazione, e anche del mondo della fotografia. L'abilità principale da avere è la manualità per poter utilizzare al meglio il computer e i vari programmi come ad esempio Illustrator, Photoshop, InDesign e SketchUp. All'interno della scuola sono presenti molti laboratori, tra quali la sala posa, utilizzata soprattutto per la fotografia. Per quanto riguarda l'indirizzo grafico, vengono approfonditi i vari laboratori e le varie discipline. Nell'arco del triennio, noi ragazzi del grafico abbiamo realizzato soprattutto manifesti e pagine pubblicitarie e anche un percorso PCTO con corsi PON, ad esempio il PON Arte realizzato al terzo anno. Infine, grazie a questo indirizzo, è possibile avere molti sbocchi lavorativi, come per esempio lavorare all'interno di un'agenzia pubblicitaria, in una redazione, in siti internet e in case editrici. Ciao, sono Claudio, mi sono diplomato al Catullo in indirizzo grafico. Il Catullo mi ha aiutato allo sviluppo delle competenze che mi hanno portato alla realizzazione del mio sogno. Ad oggi realizzo copertine per artisti di vario genere, sia rapper che non, e creo contenuti social per questi ultimi, come ad esempio storie Instagram o animazioni per promuovere il singolo, la copertina o l'album. Sono grato al Catullo per gli insegnamenti che mi ha dato e per la passione che mi ha dato per questa disciplina. Sono felice di aver raggiunto questo obiettivo e spero che un giorno altri giovani come me possano realizzare il proprio. Quali sono gli sbocchi professionali? Evidentemente, a seconda degli indirizzi, possono essere quelli tradizionali del mondo del lavoro dopo il diploma, quindi nelle serigrafie, tipografie, ma anche nelle agenzie che si occupano di comunicazione, di immagine, di marketing. Ma per chi volesse continuare gli studi universitari, e sono sempre più gli studenti che lo fanno, ci sono le tradizionali università di conservazione dei beni culturali, o lettere con indirizzo artistico, architettura, ma anche restauro, oppure facoltà che si occupano anche di discipline multimediali e comunicative. Il nostro istituto ha anche una palestra all'interno, quindi una struttura per svolgere le scienze motorie, ed è un caso anche importante perché siamo all'interno del tessuto della città, siamo in pieno centro, quindi facilmente raggiungibili dalla stazione sia con i pullman che con i treni. La nostra scuola prevede anche rapporti con gli enti esterni ed è uno degli aspetti qualificanti del nostro istituto. Il nostro istituto è accreditato dal 2004 presso la Regione Veneto per la certificazione delle CDL, il famoso patentino del computer europeo, ma vede anche la possibilità per i nostri ragazzi di poter partecipare ai programmi di Erasmus+, quindi un soggiorno all'estero per svolgere attività anche di collaborazione, oppure anche stage all'estero, oppure per imparare e perfezionare la conoscenza della lingua inglese.
Tra le varie attività ci sono anche le ore di stage previste a livello ministeriale che possono essere svolte presso enti esterni accreditati dal nostro istituto e dalla Regione Veneto, ma anche sotto forma di progetti da svolgere in aula sotto forma di progettazione e di simulazione di impresa. A chi è rivolto l'invito a iscriversi al Liceo Artistico Catullo? A tutti coloro che sono animati da grande fantasia, che hanno voglia di confrontarsi con i grandi cambiamenti della realtà e della società, a coloro che hanno fantasia e voglia di sviluppare la loro conoscenza dei programmi software, dei pacchetti di grafica, di programmi audiovisivo multimediali, ma anche chi ama l'arte nel vero senso della parola e a coloro che vogliono sviluppare anche la loro tecnica nelle abilità sia pittoriche che grafiche che plastiche.